Presidente, che cosa è cambiato in questa squadra che batte la prima in classifica, poi va a Domenica, campo difficile, e si impone? Ma i fattori sono sicuramente di diversa natura. Innanzitutto il primo motivo secondo me è quello di essere tornati ad allenare e a giocare a Caserta, che è stato fondamentale, perché avere la palestra del Buonarroti a disposizione ha significato tantissimo, perché siamo rientrati finalmente nei canoni di allenamento di una squadra competitiva per un campionato di binazionale. Lo ha ascoltato stesso lei dal presidente Magliocca, che ci è venuto a salutare, ha detto il 25 febbraio riapre il Palapicco. Siamo pronti, siamo qui, non vediamo l'ora, non vediamo l'ora di abbracciare la città, i nostri tifosi che ci hanno seguito anche a Domenica, facendosi uno scarpinetto di 950 km a andare e 950 a tornare, per cui sarà una festa, a prescindere da tutto, una grande vittoria della città, della squadra, della società e della nostra comunità baschettara. Cosa ha detto alla squadra in questo periodo in cui le cose non andavano bene e si aspettava questo colpo di reni? Io ho sempre creduto che questa squadra avesse tutti i mezzi possibili per poter affrontare questo campionato. Non ho fatto loro pressione, assolutamente, ho sempre creduto in loro, ho dato fiducia e dovevano semplicemente attendere il momento giusto per poter avere più fiducia in se stessi. E quel momento spero che sia arrivato e sia duraturo. Senta, non è il momento di parlare perché siete in piena corsa salvezza, però l'idea Portaluppi rimane per l'estate, Paperdì potrebbe essere un nuovo socio del club? Non corriamo troppo, Flavio Portaluppi è una persona squisita, un amico, e che ha dato dei consigli preziosissimi. Come Flavio ho incontrato anche altre personalità del basket, da cui io devo solamente apprendere per costruire un percorso duraturo per il futuro. Paperdì è una colonna portante di questa società, è una colonna portante del basket cittadino, e poi vedremo insomma se è il caso o meno, se Enzo Di Leva vorrà o meno, ma c'è vicino, e questo è già sufficiente, perché lo fa anche in maniera importante. Quindi non sono i ruoli o le posizioni societarie quelle che contano, ma la sostanza degli interventi.